Popolo di teledipendenti e amanti del puro trash made in Italy, ciao a tutti da Nat. Ciao a tutti da Giusy. Oggi vi vogliamo parlare della casa più spiata dagli italiani, ovvero quella del Grande Fratello. Come ben sapete, ieri è andata in onda la quarta puntata in diretta. Una puntata molto complicata, molto lunga, molto difficile, che ha visto tantissimi colpi di scena. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordiamo di mettere un bel mi piace sotto questo video, iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per ricevere tutti i nostri aggiornamenti. Come potete vedere, io sto parlando con tanto di cappuccio, in segno di lutto per la TV italiana, che ieri sera ha raggiunto livelli di trash mai visti prima. Ma procediamo! Siamo qui per spiegarvi ciò che è accaduto, non tanto durante la puntata, ma per spiegarvi le dinamiche di un'eliminazione, a nostro parere, sconcertanti. Molto sconcertante. E qui tolgo il cappuccio anche perché comincia a fare caldo. Come sapete, Aida Nizar è stata eliminata con il 51% dei voti contro Favoloso. 51% è un valore molto alto, se non lo sapete. È emerso che su Twitter gli utenti hanno iniziato a parlare di call center attivati contro la Nizar. Se fosse appurato, sarebbe una cosa veramente gravissima. È emerso che ci sia stato Favoloso a dire questa frase inquietante: zio, attiva i call center! Allora ragazzi, in poche parole, gira voce, ma secondo noi non è tanto lontano dalla verità, che potrebbe esserci uno scandalo proprio legato a dei call center dedicati appositamente a favorire un concorrente piuttosto che un altro. La frase di Favoloso, zio attiva i call center, ad alcuni è apparsa come una semplice battuta goliardica, però sotto sotto, e il popolo di Twitter l'ha confermato, potrebbe anche essere che a casa, tramite agenti, tramite persone vicine ai concorrenti, sia stata messa in moto proprio una vera e propria macchina di call center finalizzata proprio a favorire un elemento piuttosto che l'altro. Nel caso di ieri sera, questa macchina sarebbe stata creata appositamente per favorire Favoloso e far uscire definitivamente dalla casa Aida Nizar, che si era rivelata ormai una concorrente abbastanza scomoda per tutti gli altri concorrenti. Sì, diciamo che Luigi si è espresso in questa maniera perché era in nomination proprio con Aida, quindi voleva magari cercare di scavalcarla. Cosa sconcertante è che gli italiani hanno premiato il branco ed hanno eliminato la vittima. Ma come si fa? Come si fa? È la norma. In fase di nomination, praticamente Barbara D'Urso ha chiesto ai coinquilini di schierarsi chi era a favore di Aida Nizar e chi era a favore di Luigi Favoloso. Ora, abbiamo visto 3 concorrenti schierarsi a favore di Aida e tutti gli altri schierarsi a favore di Favoloso. Io sono veramente indignata, anche perché, se vi ricordate, Luigi ha veramente fatto piangere Aida. Aida, chi ha visto il Grande Fratello l'ha capito, è una persona molto strana, è da capire. A volte fa la vittima, a volte fa la carnefice. Sta di fatto che Luigi, in questi ultimi giorni, non si è certo comportato bene nei confronti dell'Aida, attaccandola anche per cose di basso livello, vedi la marmellata sulla pizza o vedi altre piccole stronzatine che sappiamo benissimo che Aida non è una persona magari molto facile da digerire, ma uno sarà anche libero di mangiare la pizza come cavolo vuole? Vi dobbiamo segnalare un altro episodio accaduto a Luigi Favoloso prima di entrare nella casa. Si è scoperto che si è fatto coprire un tatuaggio nazista sul braccio sinistro. La scritta riportava la frase "Gott mit Asp". Una frase che praticamente era usata come motto da parte dell'esercito nazista ai tempi della guerra. È emerso che Esther Moscato, vice direttore della comunità ebraica, non capisce come mai abbiano fatto far entrare nella casa un portatore di ideologia antisemita. Allora, apriamo una piccola parentesi. Si è parlato di bullismo, si è parlato di razzismo ed ora si parla anche di nazismo. Allora, appurato che certi comportamenti sono ignobili e per certi versi noi siamo d'accordo con Barbara D'Urso quando dice che ci sono stati proprio episodi che andrebbero evitati al 100%, ma a noi sembra che un pochino la produzione del Grande Fratello stia giocando su tutte queste cose. Sta di fatto che ieri per tutta la puntata si è ancora parlato di bullismo, di violenza contro le donne e ultima questa novità del messaggio nazista di Luigi Favoloso, sul quale però ci riserviamo di indagare meglio e magari farvi sapere in un prossimo video maggiori dettagli proprio su questa vicenda. Sempre a proposito di questo concetto, segnaliamo che nella prima parte della serata Baidam, che è stato eliminato nel corso della precedente puntata, è stato fatto rientrare in casa con l'intento di chiedere scusa e
salutare i suoi compagni d'avventura. Baidam è entrato nella casa con un vestitino molto sobrio, direi, ha salutato tutti, ha abbracciato tutti, ad eccezione di una. Indovinate chi? Aida Nizar. E a questo punto Barbara D'Urso si è non indignata, indignatissima, dicendo: Baidam, questo da te proprio non me l'aspettavo, praticamente accusando Baidam di non essersi scusato con Aida a causa delle vicissitudini precedenti, delle quali non stiamo a raccontarvi perché lo sapete meglio di noi. A quel punto Baidam ha pensato bene di recuperare all'ultimo momento abbracciando l'Aida, ma si vedeva che era una roba non reale, molto forzata, e Barbara D'Urso gli ha detto: ormai è troppo tardi, il danno ormai è stato fatto. E a questo punto vorrei dirvi anche una cosa: non siamo qui a schierarci né pro né contro Baidam, né pro né contro Aida Nizar. Però anche te, Barbarella, se fai entrare un concorrente, questo concorrente deve essere libero di fare quello che gli pare. Poi dopo, il pubblico da casa, gli opinionisti in studio, il televoto, gli spettatori possono giudicare finché vogliono. Però anche questo povero senegalese, se non si sentiva di salutare o di abbracciare l'Aida, vuol dire che non se la sentiva. È inutile imporglielo e poi magari bastonarlo perché non l'ha fatto. Ha fatto capire esattamente il suo pensiero. Non avvicinandosi a Aida, ha fatto capire palesemente che, nonostante tutti i casini successi, probabilmente lui aveva un pochino ancora il dente avvelenato con la Nizar. Aspetta Nat, scusa se ti interrompo e ti voglio dire una cosa. Lui doveva entrare nella casa esclusivamente per chiedere scusa agli atti di bullismo che si è reso protagonista. Lui non ha chiesto scusa, è entrato appositamente non per salutare gli altri concorrenti. Facile così, no? Ah, beh, diciamo che questa parte allora si vede che me la sono un pochino persa. Ad ogni modo, fateci sapere anche voi cosa ne pensate di questa faccenda di Baidam quando è entrato nella casa ieri sera. Secondo voi avrebbe dovuto scusarsi con Aida e prostrarsi, oppure ha fatto bene a fare quello che ha fatto? Fatecelo sapere nei commenti. Ma non è finita qui, perché vi vogliamo parlare anche del Ken umano. Oh signor, come se non bastasse il trash del trash, ieri c'è stato l'ingresso anche del nostro amico Rodrigo Alves. Non stiamo parlando del Ken italiano, Angelo, che ormai conoscete meglio, stiamo parlando del Ken internazionale. Colui che si è sottoposto a 60 interventi, anzi di più, di chirurgia plastica e pare che abbia speso più di 500.000 euro per gli interventi. Ragazzi, quante migliaia di euro pensate che mi servano per diventare anch'io bello? Fatemelo sapere. Allora, vi vogliamo dire che lui è entrato nella casa del Grande Fratello con una bellissima limousine di colore rosa. Sì, diciamo un ingresso di basso profilo. Esatto. Voi non sapete cosa è successo dopo la puntata. A quanto pare il Ken umano si è avvicinato molto a Simone e in giardino gli ha iniziato a chiedere quanti tatuaggi aveva sul suo corpo. A un certo punto addirittura gli ha chiesto se fosse tatuato anche nelle parti intime. E qui il livello di trash è salito alle stelle. Immaginatevi la reazione di Simone. Insomma, io direi che ne vedremo delle belle con il Ken umano e probabilmente ci scorderemo Aida Nizar. Non serve essere Einstein a capire che Aida Nizar molto probabilmente già sapevano che sarebbe uscita. Tant'è vero che hanno pensato bene di sostituirla con un personaggio ancora più conturbante di lei, tale Rodrigo Alves, che, se mi permettete un piccolo appunto personale, è stato presentato da Barbara D'Urso come una star internazionale. Ora io dico, ho sempre saputo che le star internazionali, i personaggi famosi, sono persone che hanno particolari qualità, hanno particolari abilità. Stiamo parlando di attori, di registi, di ballerini, di musicisti, di artisti. Ora, che Rodrigo Alves, il Ken umano, sia una celebrità, siamo d'accordo. Ma parliamoci chiaro, che cosa ha fatto? Ce lo dite voi? Io spero tanto che il Ken umano sia entrato per insegnare qualcosa, per dare un esempio morale magari, non so, può darsi pure che è stato vittima di bullismo. Il Ken umano che dà un esempio morale, permettimi Giusy di non essere molto d'accordo con te. Dovevate vederlo, o forse l'avete visto, con un bustino, perché l'ultima operazione che si è fatto togliere le costole. Ora io dico, se il buon Dio ci ha dato le costole, perché cazzo ce le dobbiamo togliere? Tienitele ste costole. Già sei una cosa. Allora, non voglio criticare. No, invece lo voglio criticare, perché ragazzi, una star internazionale, solo perché si è disintegrato il corpo e la faccia, andate a vederlo, voglio dire, io non lo so, i coinquilini della casa, se lo incontrano di notte, gli viene uno scioccone, sicuro.
E in più dobbiamo segnalarvi che si è fatto dipingere gli occhi. Sì, gli occhi dipinti a mano da un famoso artista. Ebbene, che dire, noi vi abbiamo dato scoop, informazioni. Vi abbiamo detto molto sommariamente tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello. Vi invitiamo, come al solito, a dire la vostra nei commenti sotto e farci sapere esattamente cosa ne pensate. Inutile dirvi di omaggiarci con un bel mi piace, iscriversi al canale e cliccare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ciao a tutti da Nat. Ciao a tutti da Giusy.